Da molti anni ormai il mercato premia nelle vendite le architetture SUV di ogni dimensione e declinazione e non sorprende dunque che anche il modello di questo tipo del segmento C di casa Peugeot, la 3008, abbia avuto un enorme successo. Una SUV che fin qui non è mai stata proposta in versione a trazione integrale, eppure il pubblico l'ha comunque apprezzata e l'ha sempre premiata con le posizioni di vertice nella classifica di vendite del proprio segmento. Ora la SUV media della Casa del Leone si chiama E3008 e quella E minuscola spiega bene che questa generazione nasce sulla nuova piattaforma nativa elettrica sviluppata dal gruppo Stellantis e che proprio la 3008 utilizza per prima. Look da SUV coupé, powertrain elettrici, ma non solo, e proprio nella versione top a batteria per la prima volta trazione 4x4. Certo, per mettere mano ad un prodotto di questo successo è stata necessaria enorme attenzione. Il modello attuale di 3008, oltre 1.300.000 vendite in Europa, 150.000 vetture vendute in Italia, ancora uno dei best seller d'Italia. Quindi questo ci stimola a fare ancora meglio e proporre ancora più di design, di tecnologia e sempre di emozione all'interno della nuova E3008, che è già finalista per l'auto dell'anno 2024. Per il lancio di E3008, Peugeot ha previsto anche una proposta commerciale particolarmente interessante. Da listino la versione 100% elettrica è offerta per pochi più di 49.000 euro, che è il prezzo più competitivo per questo livello di tecnologia, inedito, diciamo, sul mercato. E più che il prezzo, diciamo, è la rata mensile, il canone mensile di 350 euro al mese per un anticipo di pochi più di 5.000 euro. Quindi una rata assolutamente molto, direi, accessibile per il cliente del segmento C-SUV. Anche il design della E3008 segna un cambiamento piuttosto importante. Cambia nel look, sia interno che esterno, ovviamente con un design che è sempre un SUV, fastback, dinamico, con forte carattere, con anche degli elementi che consente il fatto di essere un'auto 100% elettrica, quindi come la calandra piena ovviamente, nuova anche identità, nuovo logo sulla 3008. All'interno ovviamente il nuovo Peugeot iCockpit con uno schermo panoramico e flottante di oltre 21 pollici. La E3008 nasce elettrica con diverse versioni di potenze, batterie e trazione, ma ci sarà subito anche una versione ibrida e poco più avanti la declinazione plug-in. A lancio è anche presente una versione ibrida che consente di avere un'offerta completa sia termica sia 100% elettrica per i nostri clienti. Solo il pubblico stabilirà se la E3008 saprà rinnovare lo strepitoso successo della 3008 che va a sostituire e anche se la nuova SUV Peugeot è già ordinabile, le prime consegne sono previste a partire da aprile 2024. Nel panorama automobilistico la sostenibilità è diventata un pilastro fondamentale e il brand coreano Kia sta facendo passi da gigante in questa direzione, tracciando nuovi percorsi verso la sostenibilità anche attraverso una gamma sportiva elettrificata, con il modello EV6 in prima linea. La gamma sportiva elettrificata di Kia non solo promette prestazioni eccezionali, ma si impegna a ridurre l'impatto ambientale, segnando un cambiamento significativo nel settore auto. La filiera di produzione di Kia è un esempio di impegno concreto verso la sostenibilità e rispettando le normative del REACH, l'azienda utilizza materiali riciclabili e adotta fonti di energia rinnovabile per la produzione, garantendo che ogni passo del processo sia in armonia con l'ambiente. I nuovi modelli EV incarnano questo approccio, dimostrando che la mobilità ecologica può essere sinonimo di stile e prestazioni avanzate.
Kia EV6 è la prima auto Kia nata elettrica, dall'autonomia sorprendente, parliamo di 528 km. Ma c'è anche la EV6 GT, la versione più sportiva della già rivoluzionaria EV6. Crossover completamente elettrico ad alte prestazioni, creato per la nuova era della mobilità sostenibile, EV6 GT combina prestazioni esaltanti con autonomia elevata, comfort premium ed una tecnologia di ricarica ultraveloce. La sinergia tra tecnologia e arte è evidente nell'ispirazione musicale di Kia. Integrando elementi musicali nell'esperienza di guida, il viaggio è trasformato in un'avventura sensoriale, evidenziando come la sostenibilità non debba essere solo una scelta, ma anche un'esperienza coinvolgente. Ma Kia va oltre, attingendo ispirazioni direttamente dalla natura e dall'oceano. I nuovi modelli riflettono la bellezza e la complessità degli ecosistemi marini, dimostrando un impegno tangibile verso la conservazione ambientale. Questa innovazione, ispirata dalla natura, è un segno tangibile che la mobilità del futuro può coesistere in armonia con il pianeta, unendo l'eccellenza tecnologica all'eleganza della sostenibilità. Con il modello EV6, Kia non solo guida la strada verso la mobilità elettrica, ma apre anche la strada ad un futuro in cui l'innovazione si sposa con la responsabilità ambientale. Migliore come questa piazza dove si respira storia, cultura, bellezza e soprattutto un'energia che guarda al futuro. Numeri top record per BYD. Stiamo parlando di 5.700.000 unità da quando ha iniziato sul mercato mondiale e pensate, un top record proprio ad ottobre, 300.000 unità. E allora questo scenario fantastico da i Natali a BYD, ospitata da Auto Torino, ne parliamo con il vicepresidente che ci racconta il perché di questa joint venture e perché qua in Piazza Duomo si parla mandarino. Noi siamo stati i primi probabilmente in questo paese ad abbracciare un'internazionalizzazione anche verso la Cina per quello che riguarda la mobilità. I prodotti creati, pensati e disegnati da BYD hanno raggiunto un'eccellenza tecnologica, un grado di innovazione, un grado di sicurezza che ripone da subito all'avanguardia di quella che è la mobilità elettrica e della mobilità di tutti i giorni. Oramai da qualche mese abbiamo iniziato a parlare con questo grande gruppo che aveva la voglia di costruire un nuovo mercato insieme a noi in Italia e finalmente adesso siamo partiti nel dare ai nostri clienti italiani un nuovo prodotto, un servizio che completa la nostra offerta in portafoglio e un qualcosa che avvicinerà ancora di più la mobilità elettrica all'Italia. Ha detto bene elettrico, davamo i numeri, stiamo parlando di vetture elettrico perché appunto BYD dalla nascita con le batterie è stata la prima al mondo proprio a seguire questo filone. Allora, il mercato italiano è un mercato che si sta lentamente evolvendo e aprendo all'elettrico. Che cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo di sicuro un aumento della penetrazione delle motorizzazioni elettriche. L'Italia è un paese che ha bisogno di prendere confidenza con quelle che sono le innovazioni, prendere confidenza con quelle che sono le evoluzioni delle tecnologie e delle offerte di mobilità. Non ci aspettiamo che dall'oggi al domani ci sia una riconversione, ma piuttosto un avvicinamento, un qualcosa di graduale, poi con i mesi a venire vedremo nel concreto come reagirà a questo 2024 il cliente italiano. Bisogna un po' spoilerare una cosa, Auto Torino ama la sostenibilità e infatti nel suo DNA c'è un po' questa storia slegata al mondo dell'auto, ma voi avete un cuore sostenibile. Diciamo che col braccio destro proviamo a dare un contributo alla mobilità del paese, col braccio sinistro noi nasciamo allevatori, noi siamo valtellinesi, abbiamo sempre avuto questa passione per gli animali, in particolare per le vacche. Abbiamo creato un allevamento dove proviamo a coltivare e a portare avanti l'idea di un'agricoltura sostenibile mirata al benessere animale
che di conseguenza ci porta ad avere un prodotto di qualità più salutare per i nostri clienti. Questo scenario lo uniamo poi a un'offerta di ospitalità ed eccellenza enogastronomica. Abbiamo all'interno del nostro agriturismo un ristorante con una parte gourmet, in cui abbiamo da una parte una stella Michelin e dall'altra parte una stella verde Michelin, che testimonia nel concreto i valori che utilizziamo nella nostra cucina e nei nostri allevamenti. In ultimo, utilizziamo l'agricoltura per fare cosa? Per provare a produrre energia che poi finisce anche all'interno della mobilità. Pannelli solari, biogas sono parole d'ordine insieme al ridurre gli sprechi sia all'interno del nostro allevamento, della nostra azienda agrituristica, sia all'interno delle nostre concessionarie. E stasera abbiamo proprio cenato a zero emissioni, ringraziamo il vicepresidente di Auto Torino e ricordatevi, qua in Piazza Duomo, in questo corner, ad Auto Torino si parla mandarino. Se pensiamo ad una berlina di segmento premium che pone le radici nell'eleganza, la tecnologia e le prestazioni, senza dubbio ai primi posti appare Mercedes Classe E. Una best in class apprezzata anche da chi ne fa un uso professionale o per le flotte business, insomma un punto di riferimento che fa status. Una berlina iconica che continua a incarnare l'essenza del lusso automobilistico. Con una lunghezza prossima ai 5 metri si colloca tra la più compatta classe C e la sontuosa classe S. In questa nuovissima versione, tra le innovazioni più evidenti, spicca la mascherina disponibile con cornice illuminata e l'elemento nero ereditato dalle prestigiose Mercedes elettriche della gamma EQ, che la lega in modo sinergico ai fari. Nella parte posteriore spiccano i fanali a forma di stella, simbolo distintivo del marchio. Bella fuori e voluta dentro, la gamma motori poi all'avanguardia, tutti elettrificati e abbinati ad un cambio automatico a 9 marce. L'abitacolo è un lussuoso salotto, accogliente per 4 adulti, sebbene lo spazio per le gambe di un eventuale passeggero al centro del divano sia limitato dal voluminoso tunnel del pavimento. Le dotazioni sono all'avanguardia, con una plancia che ospita un maxi schermo centrale di quasi 20 cm per tutti i servizi di bordo. La tecnologia poi non si ferma qui. Un secondo schermo, più piccolo, posizionato di fronte al passeggero, consente di gestire autonomamente funzionalità come la regolazione della temperatura e le modalità di massaggio per i sedili. Infine, un terzo schermo di tipo tablet racchiude la strumentazione dietro al volante, offrendo diverse configurazioni, inclusa quella con la mappa del navigatore. Viaggiare con la Mercedes E220D 4MATIC è un'esperienza rilassante. Il motore diesel da 2 litri elettrificato offre una risposta dinamica, mentre il cambio automatico opera in modo fluido. Le diverse modalità di guida, da comfort a sport, consentono la personalizzazione, mentre il retrotreno sterzante contribuisce ad una maneggevolezza superiore in curva e una dinamica di guida gratificante a dispetto delle dimensioni. Non solo tecnologie e prestazioni, ma anche la sicurezza è al centro dell'esperienza di guida con la Mercedes Classe E. Sistemi avanzati consentono all'auto di sorpassare in guida autonoma in totale sicurezza, rendendo anche i viaggi autostradali confortevoli e rilassanti. Insomma, anche stavolta, nuova Classe E si conferma un connubio di stile, comfort e tecnologia d'avanguardia e nella variante 220D una inarrestabile signora lunghi viaggi. Di solito i cambiamenti in casa Subaru sono talmente impercettibili che trovare qualche differenza stilistica diventa quasi impossibile. Poi ci accorgiamo che in realtà è tutto nuovo ma non si vede. Stavolta però, per la nuova Forester, il cambio di passo è evidente sia nel design che nel comparto tecnologico.
Un SUV a stelle strisce in tutto e per tutto, uniformato e pensato per il mercato americano. Funzionalità avanzate, un design moderno e un comfort di guida migliorato caratterizzano la sesta generazione della Subaru Forester. Uniche basi su cui non si cambia, la trazione integrale e il sistema di assistenza alla guida EyeSight, che rimangono i pilastri fondamentali come da tradizione Subaru. Costruita sulla robusta piattaforma globale Subaru, con una rigidità torsionale aumentata del 10%, la nuova Forester sarà lanciata prima negli Stati Uniti, nella primavera del 2024, in 5 allestimenti, per poi approdare in Europa entro un anno. Le novità del nuovo modello includono un aumento delle dimensioni e un design completamente rinnovato, quasi rivoluzionario per Subaru. La griglia anteriore si integra armoniosamente con i fari a LED, ospitando il logo aggiornato. I passaruota generosi e le linee decise delle spalle sottolineano le robuste capacità off-road del veicolo. All'interno, il sistema multimediale Starlink, controllato da uno schermo touch da quasi 12 pollici, offre compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay. Il sedile posteriore frazionabile consente di ampliare la capacità di carico fino a 2100 litri. La visuale a 360 gradi è favorita da un'ampia superficie vetrata, potenziata dal Surround View Monitor, che fornisce una visione dall'alto combinando le immagini di 4 telecamere. Il sistema EyeSight, più rapido e fluido, riconosce ciclisti e pedoni agli incroci, avvisando e frenando in caso di necessità. La Subaru Forester, oltre a frenare automaticamente in retromarcia, rileva gli angoli ciechi e avvisa in caso di traffico trasversale posteriore. Poi c'è l'Emergency Stop Assist, presente per la prima volta su un modello Subaru, che interviene se il conducente non risponde agli avvertimenti del cruise control adattivo, fermando autonomamente il veicolo, attivando le luci di emergenza e chiamando i servizi di soccorso. Contrariamente a molte concorrenti, la Forester mantiene le sue capacità off-road senza compromettere la raffinatezza su strada. Si trasforma in un fuoristrada duro e puro quando serve, ma in viaggio è un comodo SUV. Il sistema di trazione integrale simmetrica è stato rivisto per offrire tempi di risposta più rapidi, manovrabilità più agile e miglior controllo su strada e fuoristrada. Tutte le versioni destinate al mercato americano sono equipaggiate con un motore boxer da 2,5 litri, 182 cavalli e 241 Nm di coppia, abbinato ad un cambio a variazione continua Lineartronic. Da noi, probabilmente, vedremo il consolidato ibrido boxer a benzina da 2 litri. Caratteristiche standard includono l'Active Torque Vectoring e il sistema di gestione delle prestazioni. Infine, lo sterzo, migliorato grazie al servosterzo elettronico derivato dalla VRX, promette un'esperienza di guida ancora più gratificante. Insomma, cambia volto, ma le caratteristiche distintive di Subaru, dal sistema integrale 4WD al motore boxer, rimangono un punto fermo irrinunciabile. La mobilità del futuro si fa strada e Kia Sport è già in prima linea con una soluzione che promette di cambiare il modo in cui viviamo l'esperienza di guida. L'auto in abbonamento è una nuova tendenza, un concetto che ha già rivoluzionato settori come la musica o anche il co-working. Oggi, con Kia Flex, anche il mondo dell'auto si unisce a questa rivoluzione, offrendo un'esperienza di guida senza stress e senza l'onere dell'acquisto. Kia Flex si propone come una soluzione di mobilità semplice e flessibile, rompendo gli schemi tradizionali legati al possesso di un'auto. Con un canone mensile fisso si hanno tutti i servizi inclusi, da tasse a manutenzione, assicurazione e molto altro. Dopo i primi 6 mesi l'utente può decidere se continuare con la stessa Kia per un massimo di 18 mesi, oppure fare una pausa o ancora optare per un modello completamente nuovo.
L'abbonamento Kia Flex offre la libertà di guidare diversi modelli, adattandosi ad ogni stile di vita. Kia Sportage, il SUV di punta della casa coreana, disponibile nelle versioni plug-in ed hybrid, è solo uno degli esempi di una gamma completa di opzioni che spaziano dalle city car ai SUV, dai motori tradizionali alle auto completamente elettriche. Giunto alla quinta generazione, Sportage si è aggiornato nello stile, portando una ventata di novità rispetto alla generazione precedente, e la sicurezza è da prima della classe con sistemi attivi di secondo livello offerti di serie, fin dall'allestimento base. Insomma, un'ottima scelta da affiancare all'abbonamento Kia Flex. Sono diversi i motivi convincenti che rendono Kia Flex un'opzione allettante: un canone mensile che include tutto, senza pensieri né sorprese finanziarie, una completa flessibilità con una durata che va dai 6 ai 18 mesi e la possibilità di cambiare modello, un processo semplice e digitale dal primo ordine fino al ritiro, fino alla restituzione presso qualsiasi concessionario Kia aderente. In un mondo in cui la semplicità e la flessibilità guidano le scelte di consumo, Kia Sportage e l'innovativo abbonamento Kia Flex sono destinati a diventare protagonisti nel plasmare il futuro della mobilità. Un viaggio senza preoccupazioni e con tutti i vantaggi di un canone mensile fisso. Finora a livello governativo molto si è detto, poco si è fatto per l'ambiente, ma ci sono aziende come Volvo che da sempre pensano ad una forma di business circolare che abbini una formula di commercio etico e responsabile. Perché essere un leader riconosciuto a livello globale può fare da apripista per altre realtà e forse per dare una scossa ed uno stimolo in più anche a chi governa. Insomma, si può fare, basta volerlo. L'obiettivo Volvo è diventare un'azienda climaticamente neutra e circolare entro il 2040. E la parola chiave è sostenibilità. Volvo è stata la prima casa automobilistica ad impegnarsi a perseguire l'elettrificazione dell'intera gamma di prodotti. Fin dal 2019 ogni nuova Volvo è stata dotata di un motore elettrico. Tuttavia, l'elettrificazione non è sufficiente a ridurre le emissioni di CO2, tanto da realizzare gli obiettivi stabiliti dall'Accordo di Parigi sul clima. Per questo Volvo ha lanciato uno dei piani sul clima più ambiziosi nel settore automobilistico, la riduzione del 40% di carbonio per ciascuna vettura prodotta tra il 2018 e il 2020. Come primo passo concreto verso l'ambizioso obiettivo di diventare un'azienda a impatto zero entro il 2040. Tutte le nuove Volvo che vedremo su strada saranno auto sempre più tecnologicamente evolute e sostenibili, proprio come l'ultimo nato EM90, primo monovolume della casa svedese 100% elettrico, una vera suite su gomma. Una vettura ideale per la famiglia, capace di trasformarsi in un veicolo aziendale di rappresentanza. È una Volvo in tutto e per tutto, con chiari e distintivi elementi di design, come i caratteristici fari a martello di Thor. Gli interni sono progettati per offrire il massimo comfort, con un'attenzione particolare al comfort acustico, sospensioni pneumatiche, pneumatici silenziosi a prova di rotolamento e tecnologia di cancellazione del rumore si combinano per consentire un'esperienza audio premium attraverso un sistema con 21 altoparlanti. La plancia offre uno schermo per l'infotainment da oltre 15 pollici, affiancato da un display che scende dal tetto a mo' di cinema delle stesse dimensioni, per intrattenere i bambini oppure per fare riunioni di lavoro in movimento. Una monovolume elettrica a prova di lunghi viaggi. La batteria garantisce infatti un'autonomia di oltre 700 km, con ricarica dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Come X90, anche M90 offre la ricarica bidirezionale, fungendo da power bank per altre auto elettriche o per piccoli elettrodomestici, ottimo per sfruttarlo anche in outdoor a contatto con la natura. Insomma, quando la tradizione si fonde con la sostenibilità, Volvo è best in class.